Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Ben ritrovati al nostro nuovo appuntamento informativo che si apre con la pagina della cronaca, purtroppo con un altro incidente mortale, a perdere la vita un 22enne marocchino che non avrebbe dovuto guidare perché gli era stata ritirata la patente anni fa per guida in stato d'ebbrezza. Dettagli nel servizio. Il cartello stradale praticamente sradicato ha fermato la corsa della Lancia Y e probabilmente l'impatto con l'auto è stato fatale per Adam Haddad, il giovane di 22 anni residente a Bologna alla guida del mezzo. Salva invece la ragazza di 24 anni che viaggiava con lui. L'incidente stradale dall'esito mortale è avvenuto in via Jussi subito dopo la rotonda ai caduti per la bonifica dei campi minati a San Lazzaro di Savena in direzione La Pulce. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione intervenuti sul posto per i rilievi del caso, il giovane da via Virginia Woolf era diretto verso la località La Pulce quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Il 22enne è praticamente deceduto sul colpo, la giovane che era con lui invece è uscita illesa ma in stato di shock. È stata visitata dai sanitari del 118 arrivati sul posto. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il corpo del giovane dalle lamiere. Da un primo accertamento svolto dai militari dell'arma sembra che Adam Haddad stesse guidando senza patente in quanto gli era stata ritirata nel 2022 per guida in stato di ebbrezza. Veniamo alla polemica politica dell'estate, una sorta di tormentone, quella innescata dal New York Times sulla gestione del turismo a Bologna, eppure sul consumo della mortadella, forse però ci sono altri problemi maggiori in città. Non siamo mai eccessivamente proni ai desiderata amministrativi, anche perché cercando di fungere nel nostro piccolissimo da sentinelle della democrazia, si deve pur sempre cercare di avere un occhio particolarmente critico, a prescindere dalle proposte che scendono dal palazzo. Ciò detto, il clamore, anzi il can-can, per usare un eufemismo da cabaret della Belle Époque, suscitato dall'articolesse sul New York Times a proposito di Bologna la dotta, la turrita e la grassa, città cui, secondo la giornalista bolognese Ilaria Maria Sala, sarebbe rimasto solo quest'ultimo calorico appellativo, ci pare francamente una polemica dal vago retrogusto non tanto di mortadella bensì di fritto misto, di quelli che si consumano cioè sulle spiagge d'agosto proprio di questi tempi, magari sotto l'ombrellone. Il vulnus, quello almeno desunto dalla maggior parte dei media, sarebbe la decadenza lardellata felsinea laddove il cuore cittadino pulsante un tempo di balanzoni, epigoni del fondatore universitario Irnerio, sarebbe in noi ridotto ad un mangimificio a cielo aperto, con trionfo esposto e sfacciato di porcate varie, nel senso iconico delle parti del suino di cui sappiamo non si getta via nulla. Manco fossimo ad Ezhou in Cina, dove svette un grattacielo da 26 piani fitto di maiali destinati poveretti all'allevamento e al macello. Gente dunque che mangia ad ogni angolo cittadino, provocando il fenomeno dell'overtourism, cioè troppi turisti al netto dei servizi offerti. Traducendo ulteriormente, Bologna sarebbe diventata sempre più attrattiva anche perché culla di una cultura gastronomica di rara corposità. Un problemone, insomma. Il sindaco Matteo Lepore ha pure provato a rispondere nel corso della trasmissione Omnibus, ad esempio, provocando però la reazione ancora più stizzita di altri intellettuali non meglio identificate che sui social gli hanno pure dato del misogino per aver osato replicare a una persona di sesso femminile. Occhio a fare troppi radical chic, perché alla fine c'è sempre qualcuno più radical eppure più chic di te che ti dà del bigotto conservatore nella migliore delle ipotesi. Ciò detto, è vero che Bologna negli ultimi anni è divenuta, grazie al cielo, una delle città italiane dove il turismo internazionale ha bussato con maggiore insistenza, ma questo è un punto di forza su cui si dovranno appunto valutare le prossime politiche amministrative,
Ora basta però che mi ha preso un languorino di tutto rispetto e corro in centro a spararmi un panino con la mortazza. Dai problemi solo ipotizzati a quelli invece che sarebbero più concreti. Nell'area verde sotto il Ponte Lungo a Bologna sarebbe infatti sorto un vero e proprio campeggio abusivo e i residenti lanciano l'allarme. Cumuli di bottiglie di plastica, carboni bruciati, sacchetti di spazzatura abbandonati e altri generi di rifiuti maleodoranti fanno da cornice ad un vero e proprio campeggio notato dai cittadini nell'area verde sottostante il Ponte Lungo in zona Santa Viola Bologna. Non è chiaro chi vi abiti, ma per il via vai che si genera ad ogni ora del giorno e della notte fa pensare a persone senza fissa dimora. Un allarme è lanciato dai cittadini che da qualche tempo hanno percepito anche un aumento di microcriminalità nella zona, che è stato raccolto da Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega. Chiediamo al sindaco e alla giunta di adoperarsi immediatamente per uno sgombero e una pulizia di tutta l'area. È vergognoso, è scandaloso. Aumentano le denunce, si moltiplicano le denunce per la mancanza di sicurezza e piccoli furti e altre situazioni nella zona, casualmente, viene da dire, da parte di tanti cittadini. E non solo, l'aria non è in sicurezza, perché se una bombola dovesse esplodere, se un fuoco, un barbecue acceso in barba a qualunque normativa e dovesse avere le fiamme che si estendono sulla limitrofa vegetazione, il fuoco, soprattutto con questo caldo, si diffonderebbe immediatamente. Chiediamo veramente una messa in sicurezza della zona anche per coloro che in questo momento vivono qui nell'accampamento, ma soprattutto anche per tutto il resto dei cittadini e per Bologna, e chiediamo anche una pulizia strutturale dell'area. C'è grande attesa in città perché domani il Bologna debutta in campionato alle 18:30 al Dall'Ara contro l'Udinese, prima conferenza stampa del nuovo mister italiano, conferenza stampa prepartita che ha detto le ultime, terminata pochi minuti fa. Ci colleghiamo con Rita Mandini. Domani alle 18:30 comincia il campionato del Bologna, al Dall'Ara arriva l'Udinese, prima gara per i rossoblù, prima gara ufficiale anche per il nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano che ha raccontato oggi in conferenza stampa tutta l'emozione del suo debutto, ma anche la certezza insieme di essere per i suoi ragazzi il 12° uomo in campo. Si dovrà passare dal bel gioco, ha raccontato l'allenatore, sarà fondamentale, un bel gioco a cui a Bologna si sono abituati nelle stagioni scorse, nelle ultime due stagioni. Da lì si deve ripartire, si deve archiviare la scorsa stagione, ma proprio ripartire da lì per questo nuovo campionato. Una lunga stagione che prevede anche la Champions, fra l'altro da lunedì saranno in vendita gli abbonamenti proprio per le partite che il Bologna giocherà in Champions League, con una prelazione nelle prime due settimane dedicate agli abbonati in campionato. Dunque da lunedì partiranno appunto questi abbonamenti, la libera vendita invece dal 3 di settembre. Ma prima c'è il campionato, c'è una partita domani contro l'Udinese, fra i convocati anche Ebischer e anche Miranda, assenti invece Holm e Lazzuzzi e Lucumi, oltre al lungo degente Ferguson. Lo ha già anticipato Mandini nel suo servizio, domani partita di campionato, lunedì si apre la campagna abbonamenti per la Champions League. Se domenica il Bologna fa il suo esordio a ranghi un po' ridotti in campionato, dal giorno dopo, lunedì 19, tirerà già aria di Champions. Sì, perché dalle 15 di lunedì si apre la campagna abbonamenti UEFA Champions League 2024-2025. Tra poco più di un mese, infatti, le stelle d'Europa scenderanno anche sul manto del Dall'Ara in 4 delle 8 sfide della prima fase della prossima Super Champions League, la prima di sempre, con 5 italiane. Così sono stati suddivisi i periodi di vendita riservati inizialmente ai tifosi già abbonati della stagione 24-25, che riceveranno anche uno sconto sul prezzo della tessera. Dalle 15 di lunedì 19 alle 23.59 di venerdì 23 agosto, la vendita del mini abbonamento per le 4 sfide casalinghe di Champions sarà esclusivamente riservato agli abbonati in curva Bulgarelli e nei distinti. Dalle 10 di martedì 27 fino alle 23.59 di venerdì 30 agosto, la vendita sarà invece dedicata agli abbonati in tribuna coperta, tribuna Kids e nelle poltrone Gold. Dalle 10 di martedì 3 settembre infine fino alle 23.59 di giovedì 5 di settembre, la vendita del mini abbonamento per la Champions sarà invece aperta a tutti.
Dall'euforia calcistica alla depressione cittadina, sì, perché accade anche in città che un taxista presumibilmente abusivo ti chieda 40 euro per fare poche centinaia di metri di strada. 40 euro è la cifra che ha indicato un presunto tassista a dei turisti che venerdì sera erano in fila alla stazione di Bologna. L'uomo prima ha lasciato l'auto vicino all'ingresso, poi si è recato dai vacanzieri e ha chiesto dove erano diretti. Una volta saputa la destinazione ha dichiarato: per arrivare in aeroporto ci vorranno almeno 40 euro. I turisti hanno declinato l'invito e hanno aspettato il loro turno. L'uomo invece ha desistito ed è tornato alla sua auto, che per intenderci non aveva nulla che facesse pensare ad un taxi. Il fenomeno dell'abusivismo tra i tassisti, come in altre categorie, non è nuovo in città e nel passato recente non sono mancati i controlli e le denunce da parte della polizia locale, ma evidentemente c'è chi ci prova sempre, ma non sempre si è disposti a spendere 40 euro per una cosa che di norma non dovrebbe superare i 25 euro. E questo servizio sa tanto di testimonianza, appunto, sul posto da parte della redattrice che ha vergato, dicevamo, il servizio. Andiamo ad Ozzano perché c'è stato il gran finale ieri sera di Agosto con noi, a suon di musica, di buon cibo, di filantropia, guest star Andrea Mingardi, che pochi giorni fa ha spento le 84 candeline. Ma io ho visto un manziano, Buonasera, sono qua con il mio impresario per il centro Europa, per il mio impresario italiano, per il mio impresario del canile e per la sua mamma. In più c'è una tifosa del Bologna che non sbaglia. Siamo qui a fare la festa per Ramazzini, mi dicono che c'è un sacco di gente di là. Non so cosa sto dicendo perché c'è un volume bestiale, però saranno 20 anni che vengo a fare questa serata. È una realtà straordinaria, fatta di tantissimi volontari che hanno dato prova in questi 14 giorni di allestire un villaggio che possiamo definire un villaggio della salute, anche per quello che riguarda le attività tipiche dei Ramazzini, perché non dimentichiamo che svolge attività preziosissime nell'ambito della ricerca scientifica e anche della prevenzione. E poi è un aggregatore sociale, perché a Ramazzini ci si vuole bene proprio perché è radicato nel territorio. Io stesso diversi anni ho avuto più volte occasione di accompagnare Ramazzini in alcune delle sue traiettorie, quindi sono venuto qua ovviamente a testimoniare la mia vicinanza, la mia grande amicizia nei confronti dell'Istituto Ramazzini e della sua meravigliosa gente. Appuntamento dunque con questa straordinaria sagra paesana, cittadina potremmo dire, a quest'altro anno. Invece termina qui il nostro telegiornale, appuntamento con i prossimi notiziari, appunto, nelle prossime ore. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.